Su una delle sommità dell'Aventino vive e lavora al suo diario romano il grande poeta russo Vecislao Ivanov. È nato a Mosca nel 1866. Sotto la calotta da maestro d'altri tempi e la corona di capelli bianchi vigoreggia l'energia dell'artista ispirato. Esemplari e frammenti di antica scultura rammentano le sue ricerche sulla Grecia dei misteri. Una trecentesca visita ad Avramo rievoca una Russia mistica e arcaica. A Roma Ivanov incontrò Lidia Zinovieva e qui è tornato coi figli nel 24. Dice un suo sonetto: di nuovo nell'ora mia tarda ti saluto, eterna Roma. Presso questa finestra che incornicia gli alberi del Fincio, la contessa Tashana Tolstoi trascrive con una macchina dall'alfabeto cirillico un gruppo di lettere del padre. Una scansia contiene in lingua originale e nelle maggiori traduzioni l'immensa opera, 87 volumi, dell'autore di Anna Karenina. Il ritratto disegnato dalla contessa Tashana un anno prima della morte del padre, insieme con le fotografie della famiglia e degli amici, fanno parte di un succinto, intenso museo Tolstoi. Nella vetrina dei cimeli alcuni fili di una barba che negli ultimi anni volle essere da Mujik e incisa in un disco la sua voce. Una serie di disegni narra la fuga del 1910 alla vigilia della morte. Ultima tappa, la casa del capostazione di Astapovo. E si chiudono gli occhi di cui lo sguardo, al dire di Gorky, era insostenibile, tanto scendeva nel profondo.